Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta broccoli e pancetta risottata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono broccoli, acqua, pasta, pepe, pancetta, sale, scalogno, pecorino, dado vegetale e olio. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale pecorino, lo andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 7. Andiamo a metterlo da parte. Senza lavare il boccale andiamo a mettere lo scalogno e l'olio. Li andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 7. Andiamo a riunire un po' sul fondo. E adesso andiamo a insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Adesso andiamo a riunire un po' sul fondo. Andiamo ad aggiungere la pancetta. Le andiamo a insaporire per 3 minuti. 100 gradi, velocità 1. Adesso andiamo a mettere i nostri broccoli. Mettiamo il sale, il pepe, un cucchiaino di dado vegetale Bimby, l'acqua, e andiamo a cuocere per 20 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere la pasta e la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, quindi 12 minuti, la cuociamo a 100 gradi, antiorario, velocità soft. La nostra pasta è quasi pronta, andiamo ad aggiungere
il pecorino, andiamo a mescolare un po' con la spatola. E andiamo ad amalgamare per un minuto senza temperatura, antiorario, velocità soft. La nostra pasta è pronta. Andiamo a impiattare. Pasta, broccoli e pancetta risottata. Grazie e alla prossima ricetta!